appunto io, proprio nell'ottica di migliorare, di potenziare l'informazione, la conoscenza, la divulgazione rispetto allo statuto comunitario per la Valtellina e alle iniziative adesso collegate, con le pubblicazioni che via via già presentano le attività di benchmarking e che via via le integreranno per favorirne la fruibilità da parte di tutti i supporti dovunque e comunque, quindi per arrivare a comunicare, divulgare, ma soprattutto per interagire con la comunità valtellinese, perché la comunità valtellinese è fatta da tutti i soggetti, ma è fatta poi anche da tutti proprio, quindi arrivare anche ai singoli, arrivare a una condivisione completa, scelte condivise di sviluppo. Il sito internet è un contenitore di attività, ma anche perché le attività sono proprio tante, tutti i soggetti a questo tavolo, tutti i firmatari, i sottoscrittori dell'accordo ne hanno ricordate diverse, sono numerose e per la vera destinataria dello statuto è la comunità valtellinese. In questo senso mi soffermo soltanto velocemente sull'identità per fare riferimento allo studio che avete ricevuto all'ingresso, proprio per poter, sulla base dell'identità, affrontare il cambiamento e in questo senso anche muoversi verso lo sviluppo sostenibile di qualità che lo statuto comunitario propone. L'identità che, cito un'iniziativa importante,